La sesta puntata del libricino del Muori inizia con il face reveal DL. La fascia rivelazione. Il face reveal L. Wow, chissà che tipo tenebroso, oscuro, segnato dalle intemperie sarà. Ci avrà un sacco di esperienze. Io sono L. No, cioè. Io sono L. No, tu sei un tossico. Va con chiaie, ma che sei, un panda, frate? Vabbè, io sono Ciro Yagami. Io sono Matsuda Aizawa Yogi. Altro tizio. Bang. Che so... Lo vedi che lui gira? L'aveva detto coso. Sparategli. Ma allora siete coglioni. Che sta in giro un killer pazzo a cui serve un volto e un nome per uccidere, te presenti così tranquillissimo? Questa è la polizia giapponese? Questa? Guarda con che cazzo devo lavorare. Ma quelli col cui sotto al 150, ma non li ammazzano da piccoli? Eh? Non dovreste dire i vostri nomi così alla leggera? Ah, giusto, wow, che bravo che è! Ma che davvero? Pure il nome! Oh, sono 5 puntate con tipo, dico sempre le stesse cose! Ma non è che tu sei rimasto perché non hai capito che cazzo sta succedendo? No, sto a fare la domanda per rifare lo spiegone. Ah, bravo. Vabbè, mettiamoci a sede. Datemi tutti i cellulari, PC, a roba tecnologica. Ma per chi ci hai presi? Guarda che li abbiamo spenti. Avete levato la batteria? Devi anche levare la batteria, perché potrebbe comunque registrare la conversazione. Lo sai, sì. Voi siete della polizia, sicuri? Va bene, vabbè. Lascia perdere, fa come ti dice. Ho fatto le puntate e noi da soli schioppamo. Donnamo, dai, su, ci serve. Ma non è che gli rivende questo? No, è che non voglio essere interrotto con squilli o messaggini o cose del genere. Meno male che sta cosa è uscita prima di smartphone, frate. Se no stavano tutti attaccati alle macchine. Stacca la spina, terminali, popo. Mi raccomando, non dovete prendere appunti. Wow, questo è più incitante di quella volta in cui mi sono scordato come ci si siede. Ma che cazzo fa? Ma chi è questo? Ti fanno capire che L è completamente pazzo, eccentrico, eccentrico. E ci sta, c'è una personalità. E questo è pure il modo in cui si siede l'autrice, autore, l'ha detto lui, lei. Non si sa chi è l'autore. Non si sa ma cosa è maschio o femmina. Lo sapevi, sì, Obba. Si sa, lo pseudonimo Obba. Vabbè, è l'ora del tè, perché lui è un quarto inglese, sì, ok. Non è asiatico come dico nel riassunto del film di Netflix, valla a vedere, marchetta. È amaro. Ah, fa le faccine. Un po' di zucchero. Un altro po'. Ma perché devo risparmiare? E se viene una volta sola? E la vita già tanta amara. Oh! Te sale il glucosio, frate! E capiamo che gli piacciono i dolcini. D'ora in poi chiamatemi Ryuga Hideki. Come attore famoso della TV? Sì. Allora Ryuzaki. Ecco, bravo. Ma allora, se gli serve un volto, un nome, impediamo ai notiziari di diffondere sti dati sensibilissimi dei criminali? No, perché poi Kira se la prende coi piccoli angeli innocenti per farceli rimettere in onda. Vedete? Kira è infantile, entusiasta e non sopporta di perdere. Lo so, perché pure io so così. Puoi spiegarti meglio? Ma mi sembra ovvio. Siete proprio stupidi, oh. Hai visto come se l'è presa quando l'ho sfidato in diretta TV? Ma ha ammazzato Lind. Ma che me li fai i cioccolatini? Eppure quando ho dedotto che stava in Giappone, se l'è presa coi criminali giapponesi. Come per sfidarmi? Kira non vuole abbozzare. Quindi se gli levi i nomi dei criminali, sbrocca popo e direbbe: lo faccio per voi, colpa vostra che mi nascondete i cattivi. Ho fatto anche delle cose buone quando c'ero io. Proviamo a farlo cagare sotto. Scriviamo che l'America ha mandato una fracca, 1000.000 agenti dell'FBI. Così gli famo pressione. Dai, eh. E non possono essere uccisi se non esistono. Adesso vi dirò le mie deduzioni. Kira agisce da solo. Come fai a dirlo? Azzittati, Aizawa! Aizittati! Introducing Aizittati! T'ha detto letteralmente 2 minuti de puntata fa che non vuole essere interrotto. Ha fregato informazioni alla polizia e ha bisogno di un nome e un volto. Abbiamo capito! E può anche manipolare l'orario della morte e gli avvenimenti che la precedono. 14 dicembre arrivano in Giappone 12 agenti dell'FBI, gli Aposto L. Il 19 Kira fa gli esperimenti sui carceratini. Quindi in questi 5 giorni Kira scama la gente dell'FBI, porca troia! Se n'è accorto?
Che poi tutto questo grazie a Ryuk, che glielo dice, se no Light fregatissimo. Quindi tra la gente seguita dagli agenti nell'arco di questi 5 giorni c'è Kira. Cioè, bam, risolto, fine. Aveva aspettato per ammazzare Rei? È stato inutile, perché è da questo che L lo sgama, dai 5 giorni da quando Ryuk gliel'ha detto. E poi il 27 schioppano tutti. Però li ho fatti schioppare tutti insieme quando hanno ricevuto il fan degli altri agenti. Quindi non sai che è quello seguito da Rei. Sì, ma quei 12 agenti in quel lasso di tempo avranno pedinato ognuno una persona, no? E quanti studenti ci saranno in quei 12 pedinati che il sospettato è lo studente? Andiamo, no? A meno che in quei 5 giorni non hanno pedinato anche altra gente. Ma che fanno? Te pedinano a giorni alterni? E se un giorno non fai un cazzo e il giorno dopo ammazzi? No, una settimanella t'avrà seguito, no? Boh, vabbè. Nessuno deve sapere che ci ho parlato, infatti. Una penna per i tuoi pensieri. Sto a pensare se ho fatto delle cazzate. Dobbiamo sgamare le cazzate che ha fatto Kira in questo arco di tempo. Ha cambiato il suo modus operandi, perché per fare gli esperimenti ha dovuto utilizzare i criminaletti da poco, ma sempre dopo il 19. Quindi deve essere per forza una persona tra il 15 e il 19. Sì, ma gli ha dato un foglio che sta a rovinare il tavolino? Questi sono tutti i dati da gente pedinata. Mi raccomando, sti fogli non devono uscire. Che bello, con queste informazioni ce la potremmo fare anche da soli. È stato un piacere, L, ci serve più. Really, nigga? Sì, vabbè. Avete domande? Io. Hai detto che non ti piace perdere. Ma il fatto che tu ti sia dovuto far vedere in faccia, dilettante, non è già una sua vittoria? E anche il fatto che t'ha segato 12 azenti, 12, una dozzina, sotto l'occhi? Beh, sì, mi fio meglio di te. My boy, ma io all'alba vincerò. E le ambulanze, Dio. Il nome mio nessuno saprà. Perché la giustizia trionfa sempre! Yeah! Yeah! Cringe! E faccina kawaii! Perché lui è buono! Però è Kira il protagonista! Quindi lui è l'antagonista! Ma è il tizio buono! A chi devo voler bene? questo quando l'ho visto lo volevo arrestare. Per vedere se aveva qualche droga nascosta, guarda che faccia! Ma ora so sicuro che sia lui, L. Ora vi interrogo uno per uno, per vedere se siete Kira. Se mentre aspettate nell'altra stanza sentite urla di dolore e disperazione, fa parte della procedura, tranquilli. Mi servirebbe solo un altro indizietto. Se avessi lasciato solo un altro indizietto. Uno solo. Uno. Un indizietto. Angolino delle regole. Uno Shinigami di solito appare entro 39 giorni da quando il nuovo proprietario ha raccolto il quaderno. 39, perché? Perché 40 è il numero magico dei 40 anni d'esodo. Ok. Lo Shinigami non farà nulla per impedire o aiutare le morti scritte sul quaderno. Light si riposa ed è sicuro di sé, perché lui è bello, intelligente, simpatico, modesto, famiglia perfetta, fortunato, entusiasta, amorevole, talentuoso, empatico e sicuro di sé. Tu non ci credi, ma la 37esima puntata ci saranno 37 aggettivi. L'unica mossa un po' così è stata quella del pulmino. Ma la polizia non sospetta che Kira possa uccidere in altri modi oltre l'arresto cardiaco. Quindi quello di Albertando Freebooter verrà classificato come incidente. E te dice pure culo che Ray Pembar non l'ha detta a nessuno. Che palle, ma va a portare i vestiti a tuo padre. Ti odio, odio questa famiglia, mi stai rovinando la vita. Io te mantengo ogni appetà. Sei una casalinga, ci mantiene nostro padre. Mi porto io, mammina. Oh, che bravo figlio, come sono fortunata. Mica come te, se dovevamo fermar primo. Me frega un cazzo, madre. Dai, fratellone. Vuoi andare a polizia per vedere che stanno a fare? Già. Pensa se ci fosse andata Saio. Va a portare i vestiti a tuo padre. Sì. Ma voi lo sapete che Kira può fare un po' come gli pare? No, ma che davvero. Gabbio, fine. Dai, sorellina. Te porti pure una pagina? Non si sa mai. Se mi viene un certo languemuorino. Naomi? Vuole andare a fare una rapina? No. La ricordi lei, sì. La ragazza di Rei. Quella sveglia dalla coppia. Rimugina su quello che è successo. Il giorno della morte di Rei, doveva andare a Shinjuku a beccare Osaeva. Ma quel giorno nella stazione sono morti 4 pregiudicati. Come 4? Il tizio che spazzava? E poi? Non lo so mica, eh. E poi dirottamento. Secondo me, Kira può uccidere anche in altri modi. Il cellulare di Soichiro è spento. E questo è strano. Poi è più di mezz'ora che non posta foto dei gattini col distintivo buongiornissimo. Sake! Che lo fanno tanto ridere. Mi sto a preoccupare. Entra nella stazione e sbamma Misora.
E che culo, Light! E se il cellulare del Ciro non fosse stato spento, manco la beccava! E che doppio culo, frate! Sta cercando qualcuno per dirgli le cose, ma sono tutti fuori, mannaggia! Li chiami! Ok. Non pia il telefono! E perché? Stanno tutti in galleria! Provi a richiamarli! Va bene. Oh, non rispondono! Ma lei non ha nemmeno fatto il numero! Salve, Solfio De Ciro, il nipote di Sandra Milo! Gli ho portato un cambio dei vestiti. Mi fanno tagliare ste cose perché, ma cioè, dormono là! Ma manco un paio d'ore per tornare a casa, farsi una doccia e tornare! Ma no, i giapponesi lavorano così. Ehi, Light, quanto tempo! Ciao, persona! Non ti ricordi di me? No, l'altro anno! Sta diventando imbarazzante. Dai, tu sei così perfetta e non ti ricordi? Mo t'ammazzo solo per far passare sto momento. Abbiamo lavorato insieme su quello che truffava le assicurazioni, che faceva fare le polizze sulla vita ai freebooter e poi gli dava fuoco davanti a quelli che amava. Ah, sì, mi è dispiaciuto catturarlo, sai, alla fine era bravo. Ciao, comunque, ancora non so chi tu sia. Fermo qui allora, Te stampi il pure te per caso Kira. Oh, ma quanto chiacchieri. Com'è? Sì, nel mio piccolo. Signorina, comunque, lo di a me questo messaggio. No, sono rivelazioni importantissime sul caso Kira. Signorina, salve! Se non si fida di questa gentaglia statale, dica a me, Solfio del capo della polizia, piacere Light. Sono il ragazzo più bravo del Giappone. Deve scusare questi mantenuti dalle tasse. Dopo la morte degli agenti dell'FBI, c'è un po' di parapiglia e in tanti hanno abbandonato il caso Light! Sta perdendo colpi su colpi, frate? Ma fatti i cazzi tua, che gli dici agli sconosciuti? Tu sei già morto, perché mi parli? E poi lo sanno tutti, dai! Sento che di lei ci si può fidare, non può essere Kira! Perché sono io! Lo capisco dai suoi occhi! Ma va che... che è una persona prudente e suppongo che lei sospetti della polizia! Ne deduco che vuole parlare direttamente col quartier generale, vero? Sì! Pericolosa, che cazzo è? Ma tu come ha capito? Ma chi sei te? Perché stai cercando di avvicinarmi? Perché posso? E infatti attacca a bottone con Naomi. Ce penso io, è tutto sotto controllo. Mo chiamo mio padre e io passo. Mannaggia, è spento! Ma li fate i numeri in questo paese? Ma dica a me! A meno che non pensi che io sia Kira. Ma ci stai a provare la vedova, Light? Grazie! Gliela pure fatta! Avevi dubbi? No, mi sveglia, sveglia, ma c'ha bisogno di parlare, piccola Angela! Ma non si aspetti, è questo che s'accolla, ma vabbè, dai! È il figlio del capo della polizia! E se fanno i giretti? Ma dove state andando? Ma dove vanno? Io la rispetto, signorina! Ha il coraggio di andare contro Kira! Mazzo! Quindi lei, signora, cosa qua? Oh, ma che sbadato! Non le ho chiesto nemmeno il nome! Io mi chiamo Light Yagami! Ya come Yatta? Yatta man. E Gami come Shinigami, cazzo! Yagami Shinigami! Ci sono arrivato adesso! E poi se dicono proprio come si scrive, no? Coi kanji, cioè se me vuoi ammazzare, devi scrivere così, così e così! No! Ya come notte e Gami come Dio, infatti Gami è Dio! Shini morte, Gami Shinigami, Dio della morte! E quindi il mio nome vuol dire Dio della notte! Ma insieme con Light è luce dio della notte. Strano, no? È psicopatico pure il nome. No, Light vuol dire anche luna. Io invece mi chiamo Tizia Sempronia. Tizia come persona a caso e Sempronia come moto. Sto di a te come mi chiamo. Che nome particolare! Posso chiamarla Tizi? Cazzo te ridi? Sai, Tizi, secondo me Kira ha la capacità di controllare le azioni delle sue vittime prima del decesso. Vediamo quanto sa questa. Lo penso pure io! Ma guarda un po'! Flick flock! Ma mica solo quello! Secondo me può uccidere come gli pare. Questa nel mio piano accuratissimo me l'ha sfuggita? Beh, sarebbe un problema per la polizia. Ma una volta che glielo dirò, verrà catturato presto! Vendicherò Ray! Lei è veramente molto brava! E mica ho finito! Mi sa che uno che conosco ha incontrato Kira. Sì, vabbè, è una matta, a posto. Dammi retta. Ma manda il conoscente direttamente, no? Purtroppo è morto. Era uno degli agenti che hanno fatto una finaccia. Naomi! Solo col nome fatta la cosa furba, eh? Gli stai a di tutte cose, ma ti azziti! Un agente dell'FBI che ha incontrato Kira.
Ma mica stai a di... Era il mio fidanzato. Ray Penstark. Te sei incantato? I'm sorry for your lost. Ma come fai a essere sicura? Perché Ray è stato presente a un dirottamento mentre pedinava uno. Spiegoni vari, un botto di spiegoni sta puttana. E guarda caso il pedinatore è morto a un vestito. Che mica è così comune. E infatti, secondo me è stata tutta una strategia per scoprire il nome di Ray. E c'è ragione. Perché lui mi ha detto che ha mostrato il tesserino a quello che doveva pedinare. E qualcuno ci è arrivato, meno male. Questo ha capito tutto! Beh, ha senso! Ma è un po' azzardatino dire che Kira può uccidere in altri modi solo perché quello è schioppato in un incidente! Ma ne hai visto in giro come vanno questi? Questi giovani guidano come pazzi! Te dico, fidate! Niente, vuole morire poco questa! Che comunque Ray t'ha detto tutto, tranne che stava a pedinare un liceale! Magari stavi un pochino più cauta, no? Ah, ho capito! Lei è triste per la morte del suo compagnuccio! Ah, venga qui, pat pat! Non sono pazza! Certo, certo! Gomba! Blotto. Ma comunque io so bravo e le credo. Contenta? Sì. Ma non gli ha detto chi stava a pedinare? No. E vabbè, ma questo c'ha proprio l'universo che gli dice dai frate. E mannaggia però. I'm so happy. Non fosse stato per Sayu non sarei andata alla polizia e non avrei beccato questa. Devo fare un regaletto a Sayu. Gli ammazzo quella che ci sta a provare col tizio che piace a lei. Secondo il suo ragionamento, la persona a cui il suo ragazzo ha mostrato il distintivo è Kira sicuramente. Sì. A quanto pare, non solo un dio del muori, ma anche un dio del bucio de cu della provvidenza e dalla mia. Taglio de luce cattivo anni 20. T'ha detto male, tizia Sempronia. Fine. E vabbè, e Light è fortunato, ma questo già lo sapevamo dalla puntata 1. Eppure lei ci saluta, tizia Sempronia. Addio.